vorrei condividere questa eventuale con prima di tutto con tutti i giudici che sono passati da Riace, ma in generale con tutti. Sono tutti i giudici del mondo che ogni giorno si spostano e poi vedo quello che succede, che, ma anche immaginare l'uguaglianza sociale nella società, questo è fondamentale, se no diventa una casta. Quindi anche si sminuisce il valore della vera opposizione che fa parte della storia anche nella nostra terra, della lotta contro l'ingiustizia e contro la prepotenza del popolo soprattutto e di chi ha rappresentato le istanze sociali delle categorie più deboli. Il potere politico, il potere finanziario è più vicino alla mafia, voglio dire. Quindi la storia vera della sinistra, Beppe Valerioti era il segretario del Partito Comunista, Giuseppe Impastato era di Democrazia Proletaria, non è un caso, a parte della storia. Credo che quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi alla fine è una, l'epilogo poteva essere considerato come un fatto inevitabile, come questa società ci avrebbe portato ad avere questo atteggiamento rispetto alle sensibilità umane, alla disumanità, all'indifferenza, all'egoismo. E è stata l'affermazione della società dei consumi che è peggio del fascismo. Allora la scuola dovrebbe indirizzare, dovrebbe avere un ruolo per sensibilizzare, per fare crescere il fermento proprio, anche alcune volte per la ribellione.